Amici di Carta Canta, buon pomeriggio da parte mia Massimo Canta dal U-Power Stadium. È appena terminata la conferenza stampa di mister Raffaele Palladino. Domani alle 15 si gioca Monza-Napoli, una squadra che il mister ha descritto come arrabbiata, che vuole recuperare le energie anche mentali perse contro il Torino, che vorrà dare il meglio per affrontare quelli che sono comunque i campioni d'Italia in carica. Domani è una partita importante, è chiaro che Palladino ha detto che è una partita che si presenta da solo, gli stimoli arriveranno, è una squadra che è ben preparata, comunque ben allenata, anche quella del Napoli che ha dovuto comunque cambiare tre allenatori nel corso della stagione, però è un Monza che non avrà ancora disponibile D'Ambrosio, e Bettella ha recuperato invece Bondò, e Vignato invece proverà con la primavera lunedì a riprendere confidenza con il gruppo. Noi gli abbiamo chiesto anche di come stia in questo momento Patrick Ciurria, che tanto aveva fatto bene nelle ultime stagioni, giocatore amato dai tifosi del Monza, è un ragazzo molto disponibile sempre, e lo stesso Palladino ha detto che ama addirittura Patrick Ciurria proprio per la persona che è, per la disponibilità che ha sempre dato pur non stando bene, quindi ha giocato anche con sofferenza finché ha dovuto fermarsi, adesso ha recuperato e lo aspetta per le capacità tecniche e umane di Patrick Ciurria, che tanto può dare a questa squadra anche nel finale di stagione. Da quello che ha detto potrebbe anche essere che lo possiamo vedere in campo domani, quindi è una partita importante. Non ha voluto tornare sugli episodi di Torino e dell'arbitro, è passata una settimana, non era il caso di tornare a parlare dopo 7 giorni, non parla mai degli arbitri, però ha preferito comunque non presentarsi in conferenza stampa dopo la sconfitta con il Torino. È un periodo importante con tanti scontri diretti che aspettano il Monza, quindi questo potrebbe essere anche un vantaggio dal punto di vista psicologico per giocare al meglio queste sfide che mancano da qua alla fine della stagione, per cercare di centrare un obiettivo importante. Ha ribadito che comunque i risultati di questa squadra sono storici, quindi non capisco come sta facendo il Monza in queste stagioni, quindi bisogna finire al meglio anche questo campionato. Domani ve la descriveremo da qua, dallo U-Power, con la nostra diretta prepartita, con i nostri top e flop, le nostre domande in conferenza stampa. Domani ore 15, Monza-Napoli. Tutto poi anche sul nostro sito Carta Canta Web, sulla nostra pagina di Facebook Carta Canta FB e sul profilo Instagram Carta Canta Insta. Novità è anche la piattaforma bonusbetitalia.it con le news, i pronostici, i video, le classifiche. Ci saranno da domani, le abbiamo già anticipate nella nostra trasmissione su Twitch, ma domani anche su bonusbetitalia.it ci saranno i nostri pronostici relativi ai marcatori, al numero di gol e addirittura anche le possibili ammonizioni. A domani, da Carta Canta, con Massimo Canta, è tutto. Buona partita.